Ciao a tutti! Bentornati sul mio canale Ericottero! Il tema del video di oggi è le cose che spengono la passione delle donne giapponesi. In giapponese si dice Sameru Shunkan. Letteralmente significa il momento in cui si raffredda. Cioè, magari questa ragazza prima era cotta per lui, invece dopo una situazione improvvisamente si raffredda. Perde la passione per lui. Su internet ci sono veramente tanti articoli su proprio questo argomento specifico. Quindi è una cosa di cui si parla spesso fra le donne giapponesi. Anche in Italia esistono i siti dove parlano di questa cosa. Io mi ricordo che quando ero ai superiori, una mia amica mi ha raccontato che quando lei è uscita con un ragazzo e quando lui ha tirato fuori il suo portafoglio, lei improvvisamente si è raffreddata perché il suo portafoglio era tipo questo materiale e a lei non piaceva. Quindi appena visto che lui ha fatto con questo rumore, gli ha detto basta, io non voglio più uscire con questo ragazzo. Ma questa cosa è molto personale, però mi sono informata su internet alcune cose più comune che spengono la passione delle donne giapponesi. Quindi se volete avere una fidanzata giapponese, le informazioni che vi dico adesso potrebbero essere utili, o anche chi ha già una fidanzata giapponese, comunque sta attento a queste cose. Allora, ci sono ben 10 cose. Partiamo subito. Numero 1, questa cosa è molto giapponese. Le donne giapponesi si raffreddano quando lui parla con i camerieri al ristorante dando del tu. In Italia è abbastanza normale, se andiamo al bar per prendere aperitivo, parlare con i camerieri dando del tu, chiamando un cameriere dicendo scusa oppure mi porti per cortesia, ta ta ta. Spesso voi parlate subito in maniera informale anche con i commessi camerieri, però in Giappone no. Anche se vedo che una commessa o una cameriere forse più giovane di me, ma comunque quando parlo con loro sempre io do del lei. Quindi se io esco con un ragazzo e questo ragazzo giapponese dà subito del tu ai camerieri, penso che lui non è così educato. E tra l'altro in Giappone la qualità del servizio del ristorante o del negozio è molto alto, infatti i clienti sono abituati a volte troppo bene. Appena succede qualcosa che non va, i clienti potrebbero arrabbiarsi facilmente. Se lui fa un comportamento un po' arrogante ai camerieri, spesso alle donne non piace questo comportamento. Numero 2, le donne giapponesi si raffreddano quando lui dà precedenza ai suoi amici. Forse questa cosa anche per le donne italiane. Cioè, invece se lui dà precedenza al suo lavoro, di solito alle donne giapponesi ok, perché il lavoro è importante. Però magari se lui esce più spesso con i suoi amici che con me, allora forse io dico non sono così importante per lui. Numero 3? Anche questo capisco. Quando lui ha tirato fuori il suo cellulare nel momento in cui gli sto parlando una cosa importante. Penso questo sia uguale per tutti, credo. Numero 4. Lui fuori sembra un uomo figo, cool, ma invece a casa diventa molto affettuoso e coccolone. Che ne pensate? Questo dipende dalle persone, però spesso alle donne giapponesi non piace questo cambiamento di carattere fuori e dentro se lui cambia completamente tipo personaggio. Questo, diciamo, gap, differenza, non viene tanto apprezzata. Però magari per le donne italiane, quando sta con me da soli in casa, lui diventa molto affettuoso, coccolone, forse è una cosa positiva. Però le donne giapponesi potrebbero pensare che ma perché lui fuori sembra forte, cool, invece a casa diventa come cucciolo? Oh, non mi piace più. Può capitare.
Numero 5. Le donne si raffreddano quando lui butta via la sigaretta per strada. Capisco anch'io. In Italia spesso sulla strada vedo le sigarette buttate via, ma forse adesso un po' meno perché usano di più sigaretta elettronica, però una volta era pieno per strada, mi ricordo, e ho visto anche le persone che buttavano così le sigarette. A parte che in Giappone adesso è difficile fumare fuori dove si vuole, ma c'è sempre area smoking, quindi bisogna andare là apposta per fumare. Però questo non fate mai, buttare sigaretta per strada. Numero 6. Anche questo. Quando lui si perde e non ha il senso dell'orientamento. Che ne pensate le donne italiane di questa cosa? Allora, io non ho il senso dell'orientamento. Senza Google Maps io mi perdo. Se neanche lui non sa strada, cioè, non è colpa sua, però lui potrebbe sembrare un po' una persona, come si dice, un po' debole, nel senso che meno fiducia. E sicuramente un uomo che ha il senso dell'orientamento viene più apprezzato dalle donne. Per me è una cosa abbastanza importante, conto di questa cosa. Numero 7. Le donne giapponesi si spengono se lui non chiede scusa quando arriva in ritardo. Arrivare in ritardo può capitare anche in Giappone, fra i giapponesi, normale. Però se capita, giustamente deve chiedere scusa. E in Italia com'è? Cioè, per esempio, invece di chiedere scusa, forse gli italiani dicono prima motivo. Ah, eccomi, ma c'era traffico. Arrivare in ritardo ad un appuntamento con i giapponesi può capitare, benissimo, però una cosa molto negativa, quindi se vi capita chiedete subito scusa ai giapponesi. Numero 8. Ah, quando lui ha visto il mio cellulare. Secondo me guardare il cellulare dell'altra persona non fa mai bene, cioè non succede quasi mai una cosa positiva ma solo negativa, quindi meglio non guardare. Cioè, anche se non c'è niente, se guardi, se per caso trovi un messaggio da un altro ragazzo, da un'altra ragazza, magari soltanto è un'amica, ma ti viene ansia e basta, quindi solo negativo, quindi meglio non guardare. Quindi se lui guarda il mio cellulare, no, non mi piace questa cosa, anche perché così sembra che lui non si fida di me. Numero 9. Ho perso la passione perché lui vuole tenermi sempre sotto controllo. Possessivo. Ma essere geloso va bene un po', però non esagerato. Però mi sembra che gli italiani sono molto più, come si dice, più carattere forte, cioè impulsivo. Lui vuole sapere sempre lei dove va, con chi sta. È giusto comunicare oggi dove vado, con chi vado, però se lui vuole sapere di tutto scrivendo spesso, questa cosa non viene apprezzata. Ultimo, numero 10. Dentro la macchina è sporca. Anche se magari lui si veste bene, però le donne guardano bene anche dentro la macchina. Ok, ho trovato anche una cosa un po' particolare. C'era scritto che questa ragazza ha perso la passione per lui quando lei e lui sono andati al tempio per pregare, però lui non ha voluto fare offerta perché lui ha detto che è uno spreco. Lei ha pensato che fare offerta o no, ognuno decide, però che lui dice è uno spreco, ma offerta non è che devi pagare 5 euro, basta anche 1 euro, però per lui era uno spreco, cioè proprio lui ha detto così, quindi lei si è raffreddata e basta. E personalmente io ho perso la passione per un ragazzo quando ero ai superiori. Sono stato con un ragazzo ma per pochi mesi, forse neanche 3 mesi, ma comunque stavo con questo ragazzo. Spesso lui mi mandava i messaggi, però lui scriveva le frasi con tantissimi emoji, 2-3 emoji per ogni frase, quindi sembrava tutte le frasi un po'
come si dice, esagerate, rafforzate, queste espressioni che dopo un po' non mi piaceva più vedere. Quindi il suo modo di scrivere con tanti emoji mi ha fatto togliere la passione. E un po' alla volta io scrivevo sempre meno messaggi, rispondevo sempre messaggi e poi dopo ho finito. Ok, grazie di avermi seguito anche oggi, spero che vi sia piaciuto. Se vi fa piacere scrivete nei commenti anche la vostra esperienza quando avete perso la passione per lui o per lei. E allora ci vediamo alla prossima! Matane, matane, matane! Bye bye!